Un cordiale saluto e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. In primo piano la pandemia, la circolazione del Covid in Abruzzo è ancora preoccupante, ma ad un alto numero di contagi non corrisponde un aumento dei ricoveri. Oggi intanto terminerà lo stato di emergenza e da domani inizierà il graduale allentamento delle restrizioni. Giuseppe Dintino. I contagi da Covid galoppano in Abruzzo, ma i ricoveri restano stabili e oggi intanto terminerà lo stato di emergenza legato alla pandemia. La circolazione del virus, riconducibile ormai totalmente alla variante Omicron e alle sue sottovarianti, non si placa. In media in Abruzzo sono 2.300 i nuovi casi ogni giorno e generalmente il tempo necessario a negativizzarsi è più lungo, dalle 2 settimane ai 20 giorni. Gli ospedali però reggono, sono meno di 20 ricoverati nelle terapie intensive e circa 300 quelli in area medica. La campagna vaccinale intanto nelle ultime settimane ha subito un forte rallentamento. Non è servito nemmeno il vaccino Novavax, quello cioè con tecnologia tradizionale e non a mRNA, a convincere gli indecisi. In Abruzzo, ad un mese da quando Novavax è arrivato, di questo vaccino sono state somministrate 724 dosi. Il rischio di una nuova ondata, dicono gli esperti, è rappresentato dall'allentamento delle restrizioni. Oggi, dopo oltre 2 anni, terminerà lo stato di emergenza e da domani inizierà il graduale ritorno alla cosiddetta normalità, un percorso che terminerà il 15 giugno con la fine di ogni obbligo di vaccino. Da domani, primo giorno non in emergenza Covid, diremo addio al Comitato Tecnico Scientifico che ha finora indirizzato il Ministero della Sanità e addio anche alla struttura commissariale del Generale Figliuolo. La gestione sanitaria tornerà in capo alle regioni. Seppur sia stata istituita un'unità per il completamento della campagna vaccinale, si legge nell'ultimo decreto Covid, e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia. E da domani terminerà anche il sistema a colori delle regioni. Eventuali restrizioni dovranno essere le stesse in tutta Italia. E anche il certificato verde sarà meno necessario. Il Super Green Pass servirà ancora per accedere a palestre e piscine, centri culturali, feste, congressi e convegni, casinò e discoteche. Per entrare in bar e ristoranti, per salire sui mezzi pubblici o per recarsi al lavoro, invece, basterà il Green Pass base, quello cioè ottenibile anche mediante tampone. Al contempo si potrà accedere liberamente a negozi, banche, poste e uffici pubblici. Rimaniamo in qualche modo in ambito sanitario. Dopo anni di disservizi e di denunce che non hanno avuto alcun esito, il Movimento 5 Stelle, dopo l'esposto firmato dalla capogruppo in Consiglio regionale Sara Marcozzi, vuole vederci chiaro. Selenia Secondi. Disservizi e anni di attesa per avere una risposta, stiamo parlando delle problematiche legate all'ASL, in particolare i 5 Stelle hanno fatto questo esposto proprio sull'uso della PET che sta creando grossi problemi a chi ha malattie oncologiche, tra l'altro. Sì, sono passati ormai 2 anni da quando io depositai un esposto e feci un'interpellanza indirizzata all'assessore Verì per capire per quale motivo quello che doveva essere il noleggio temporaneo della PET-TAC nell'ospedale di Chieti durava in realtà da 8 anni. Ora di anni ne sono passati 10, si va avanti di proroga in questo noleggio che costa oltre 500.000 euro l'anno. Calcoliamo che una PET-TAC nuova costerebbe 2 milioni di euro, per cui in 10 anni ne avremmo comprata più di una. È uno sperpero incredibile di denaro pubblico e di risorse della nostra ASL, ma è anche un disservizio straordinario, non soltanto per i malati oncologici, anche per tutti quei pazienti che soffrono di malattie neurodegenerative. Entrambe queste categorie di pazienti si sono già viste molto penalizzate a causa del Covid e dei ritardi, come dire, dell'inseguire un po' l'emergenza che c'è stato negli ultimi 2 anni, e adesso ancora una volta, nonostante le promesse, nonostante gli annunci, nonostante i proclami di questa giunta regionale, la PET-TAC nuova non si vede. Per quanto riguarda un altro disservizio legato all'ASL, cioè il problema delle lunghe file, delle lunghissime attese al pronto soccorso, su questo versante cosa state verificando? Dunque, innanzitutto verifichiamo la totale assenza di comunicazione da parte del direttore Shell, cioè noi cerchiamo di accedere agli atti, di acquisire documenti, ma la direzione generale non ci fornisce atti.
pazienti, tanto è vero che anche su questo io mi sono vista costretta a depositare un esposto che pende in procura, per cui formalmente non abbiamo atti perché la direzione generale si rifiuta di fornire degli atti. Inoltre io riscontro dei gravi problemi molto probabilmente di organizzazione anche all'interno della direzione generale, è vero che il personale è, come dire, l'ASL avrebbe bisogno di più personale, ma è compito appunto della direzione generale preoccuparsene. Quello che posso dire anche in questo caso è che anche in questo caso l'assessore Verì purtroppo è a conoscenza della situazione, è a conoscenza delle lamentele di tutti i pazienti relativamente alle file interminabili nel pronto soccorso e a conoscenza delle, come dire, delle nostre lamentele nei confronti del direttore Shell e quindi della direzione generale relativamente alla mancanza, appunto, alla mancata comunicazione dei documenti, ma non fa niente. Ed ora una tragica notizia di cronaca, non ce l'ha fatta il bambino di 9 mesi investito qualche giorno fa nel centro abitato di Pagliare di Morrodoro mentre era sul passeggino ed in compagnia della nonna. Il piccolo è deceduto nella mattinata odierna dopo giorni in cui le sue condizioni sono rimaste stazionarie ma sempre molto gravi. Nell'incidente, dopo essere stato sbalzato del passeggino, aveva riportato un forte trauma cranico. Il bimbo, dopo un primo ricovero al Mazzini, era stato trasferito al Bambino Gesù di Roma dove hanno provato strenuamente a salvargli la vita. Adesso cambierà l'ipotesi di reato a carico dell'86enne alla guida dell'auto che ha investito nonna e nipote a quanto preso sulle strisce pedonali. L'uomo verrà indagato per omicidio stradale. E noi voltiamo pagina perché a Pescara si è parlato della presentazione della proposta di legge nazionale per l'ingresso agevolato nel mondo del lavoro per i genitori con figli diversamente abili. Paolo Renzetti. Presidente, oggi illustrate questa legge che verrà presentata poi alle Camere. Sì, diciamo che il nostro garante per l'infanzia è un garante che ha grande conoscenza dell'ordinamento giuridico della Repubblica e ha notato che vi è una lacuna che nel corso del tempo è diventata particolarmente complicata, ovvero la non presenza tra le categorie agevolate nelle assunzioni secondo la legge 68 figure che oggi svolgono una funzione anche di sostituzione dei compiti dello Stato, cioè una madre con un figlio disabile. Ora già una madre di per sé ha una dura difficoltà nel costruire una dimensione nel suo ruolo fondamentale di educatrice ma anche nel suo ruolo di lavoratrice. Immaginiamoci quando questa madre ha già questo compito gravoso e importantissimo da svolgere di un ragazzo però con disabilità. Ora, la regione ha già provveduto con una serie di norme o di finanziamenti aumentati a creare situazioni in cui il genitore può diventare di fatto il conduttore e l'assistente principale del proprio figlio. Adesso noi non possiamo legiferare in materia di Stato, in questo caso però possiamo, secondo l'articolo 121 della Costituzione, approvare in Consiglio regionale una norma che diventi da stimolo per il Parlamento. È nata in collaborazione con la nostra garante dell'infanzia, la dottoressa Falivene, che è sempre molto attenta a queste problematiche e credo che tutti quanti noi sappiamo il problema che hanno le donne in generale, quindi c'è sia un gap a livello di occupazione che anche un gap a livello di retribuzione. A maggior ragione queste problematiche si acuiscono quando ci sono dei figli disabili, per cui le donne sono costrette, ma lo fanno anche in maniera, ci mancherebbe, più che giusta, ad occuparsi di questi figli, quindi hanno un problema a entrare o rientrare nel mondo del lavoro, cosa che, ripeto, anche senza figli disabili è molto importante questa preoccupazione. 8 giorni colorati di blu per conoscere cos'è l'autismo al Via a Teramo, la settimana della consapevolezza, l'insegna di sport, scuola, lavoro e arte. In campo tante associazioni del settore coordinate dal Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo. Tania Bonici Castelli.
Al Via Teramo la settimana della consapevolezza sull'autismo. Dal 2 al 9 aprile si snoderanno 8 giorni colorati di blu, animati da eventi all'insegna di sport, scuola, lavoro e arte. Un cartellone di iniziative, una delle quali toccherà anche il comune di Roseto degli Abruzzi, pensate da un comitato promotore costituito da varie associazioni del settore e che vede come capofila il Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo. Questi eventi si prefiggono lo scopo di educare e di informare la comunità per abbattere il muro del pregiudizio e degli stereotipi che spesso insistono sulle persone con autismo. L'inclusione sarebbe un'opportunità per tutti, per questi ragazzi, lo è? Beh, lo è nella misura in cui noi siamo in grado di accoglierli, e l'accoglienza non è una cosa pellegrina, non basta ricevere delle persone o essere disponibili verso di loro. Accoglienza significa essere con loro, essere per loro, quindi vuol dire rendersi conto che non sono loro a dover cambiare, ma sono io a dover accoglierli così come sono e a capire come entrare nella loro fortezza inespugnabile. Questa iniziativa che si sta facendo è molto importante perché apre una serie di scenari, sia con la scuola, sia col mondo dell'arte, sia col mondo dello sport, e credo che questo sia fondamentale per cominciare un percorso che prima di tutto è culturale. L'autismo è un fenomeno in continua crescita. L'associazione Autismo Abruzzo attualmente assiste 350 famiglie nella regione. In occasione della giornata mondiale sull'autismo, il presidente Dario Verzulli chiede alle istituzioni interventi concreti, soprattutto a sostegno degli autistici adulti, ricordando che tanti di loro sono stati salvati dalle strutture psichiatriche e che oggi vivono una propria vita sociale. Chiediamo un tavolo di confronto concreto, operativo, chiaro, che possa elencare difficoltà e cercare di dare risposte. Non ci aspettiamo le risposte per domani, ci aspettiamo una programmazione che vada avanti almeno per 5 anni, perché offrire attività lavorative residenziali a ragazzi di 20-30 anni che oggi sono chiusi nelle case non si fa con poco, però si può fare. E noi abbiamo dato delle piccole dimostrazioni, l'abbiamo fatto all'Aquila con Francesco Liberato Scioli, che oggi studia regolarmente università, l'abbiamo fatto recentemente con il nostro amico Vladik, che si è salvato per miracolo da una struttura psichiatrica residenziale, però un ragazzo che ha delle competenze inaudite e può essere utile per la società e per la comunità. Quindi lanciamo la sfida alle istituzioni. La Regione Abruzzo e l'Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile di Ortona hanno presentato i primi corsi di alta specializzazione per l'occupazione nel settore ferroviario. Vediamo. L'Accademia per la Mobilità Sostenibile di Ortona raccoglie la sfida promossa dalla Regione Abruzzo volta all'attivazione di corsi di alta specializzazione nel settore ferroviario. Si dà così avvio ad un processo di qualificazione e sviluppo della mobilità sostenibile, inserendo nel mercato del lavoro nuove professionalità per la gestione del trasporto ferroviario modale e combinato. Si tratta della prima costruzione di filiera integrata formazione-lavoro per il trasporto merci su treno nella nostra regione. Grazie ad un accordo tra il MOST di Ortona, il Forfer, centro di formazione riconosciuto in campo nazionale, così la Regione potrà mettere in campo finanziamenti per ben 2 corsi di alta formazione specializzante, preparatore treno e agente di condotta macchinista, a cui potranno partecipare 25 giovani diplomati con idonei requisiti di ammissibilità. Il progetto è stato fortemente voluto dall'assessore al lavoro e formazione professionale Pietro Quaresimale e dal consigliere regionale Manuele Marcovecchio. Oggi il tema del trasporto ferroviario è un tema dove è stato acceso un faro grandissimo. Raddoppio della Pescara Roma, la velocizzazione della Bologna Lecce. Sono argomenti importanti messi sul piatto, e noi come TS Mobilità Sostenibile vogliamo rispondere presente. Abbiamo sfruttato, ovviamente ringraziamo il finanziamento da parte del Consiglio regionale e quindi promosso dal Presidente della Commissione Emanuele Marcovecchio, e in collaborazione con Forfair, ma anche con TUA, perché noi abbiamo la fortuna di avere TUA e quindi Sangritana, sia come socio della fondazione ma anche come operatore regionale, quindi abbiamo la possibilità di dare ai ragazzi, di far toccare ai ragazzi con mano quello che è il trasporto ferroviario.
Si chiama Progetto Sicuri Insieme SOS Truffa, l'iniziativa del Comune di Pescara in collaborazione con le ACLI a supporto degli anziani. Vediamo. Che soprattutto in questo periodo Covid ci siamo resi conto che gli anziani, stando più a casa, più tempo a casa, sono diventati oggetto e bersaglio di questa truffa, e anche questo vogliamo dare una risposta concreta al bisogno degli anziani che c'era stato detto. Dicevo prima anche in conferenza stampa che un po' c'era anche il dispiacere di vedere questi anziani che a volte non denunciano neanche perché si sentono anche impotenti e anche si vergognano di fronte ai familiari e ai figli che magari hanno detto non aprire mai agli estranei. Quindi in questo diamo anche un supporto successivo anche a chi è vittima della truffa. Logicamente ricordiamoci e diciamolo sempre che principalmente la cosa più importante è denunciare immediatamente l'accaduto alle forze di polizia. La prima azione del progetto è un'azione di campagna informativa e formativa rivolta agli anziani, a cui parteciperà la Guardia di Finanza e la Questura di Pescara per dare informazione agli anziani rispetto alla casistica di truffe presenti sul territorio e per aiutare l'anziano a tutelarsi rispetto a questo fenomeno. La seconda azione è lo sportello itinerante, lo sportello aperto con un operatore dell'ACLI a cui è affidato il progetto, che sarà aperto presso ogni centro sociale e che è collegato a un numero verde. E l'ultima azione invece è il condominio solidale, dove ci sarà la partecipazione e il coinvolgimento degli amministratori di condominio, di quei condomini dove sono presenti maggiormente gli anziani. Le ACLI da sempre hanno nella loro mission proprio quello di dare voce ai soggetti più fragili, in particolare gli anziani, che sono i soggetti più vulnerabili. Quindi in questo momento particolarmente insidioso di varie crisi, non solo quella economica ma anche pandemica e di guerra, le reti sociali possono dare un supporto a queste persone che rappresentano proprio la vulnerabilità. Apriamo adesso la pagina dedicata allo sport. L'attaccante pescarese Luca Clemenza prenota un gol per la sfida del Porta Elisa di Lucca, dove i biancazzurri troveranno un avversario assolutamente da non sottovalutare. Vediamo. Luca Clemenza, ovvero l'attaccante dai gol quasi impossibili, insomma anche col Pontedera hai segnato un gran gol. No, sono contento, dai, è venuto fuori un bel gol, però come ho già detto dopo la partita ancora sono un po' nervoso per il pareggio che abbiamo portato a casa, perché volevamo e dovevamo portare a casa i tre punti. Sei reti fino ad oggi con la maglia del Pescara, sei soddisfatto? Pensavi a qualche gol in più oppure no? Ma non sono ancora soddisfatto, perché comunque sia sono sì contento delle sei reti, però voglio aumentare sempre di più il bottino, ma sicuramente voglio fare sempre più gol pesanti per la squadra. Gol pesanti, insomma l'augurio dei tifosi che possa arrivare qualche gol importante domenica a Lucca, al Porta Elisa. Esattamente, prima di tutto a partire da Lucca questa domenica e poi tutte le altre partite che mancano da qui alla fine per affrontare al meglio i playoff. Il match d'andata ha detto che probabilmente anche domenica in Toscana ci sarà da lottare contro una squadra molto pugnace, una squadra che bada soprattutto al sodo e che nel match dell'Adriatico vi ha creato anche dei problemi. Sì, sappiamo che da qui alla fine sono tutte partite veramente difficili, perché il campionato è verso la fine, quindi c'è chi lotta per salvare la categoria, c'è chi lotta per arrivare un posto ai playoff, quindi a discapito che sia la Lucchese o qualsiasi altra squadra, sono tutte partite veramente difficili. È d'obbligo pensare e puntare al terzo posto, non sarà semplice, però la matematica, i numeri dicono che Pescara può farcela. Assolutamente sì, poi sappiamo che abbiamo la consapevolezza che siamo una squadra forte e che il nostro cammino comunque sia abbastanza positivo, e quindi puntare al terzo posto penso che sia la minima cosa. All'andata, tornando alla gara con la Lucchese, ci fu quella rissa nel finale, insomma l'augurio che possa essere rientrato tutto già dal 91esimo di quella partita. Sì, assolutamente, vabbè, quelli sono episodi che non fanno bene al calcio. Però noi comunque sì, andiamo lì per affrontare la Lucchese come qualsiasi altra squadra, per provare veramente a portare a casa i tre punti. In casa Teramo si cercherà invece di centrare la salvezza diretta già nei prossimi 180 minuti finali. Ne è convinto anche Matteo Rossetti. Nell'intervista il centrocampista parla anche del suo rientro in campo dopo l'infortunio. Vediamo.
Ma è normale che nella prima parte di stagione ho avuto problemi, cioè sono stato fuori quasi tutta la prima parte di stagione, quindi non la posso giudicare. Poi credo di essere rientrato bene, io mi aspetto sempre tanto da me, quindi non sono mai soddisfatto pienamente, però credo di essere entrato bene, comunque non ero così sicuro di star subito bene dopo l'intervento, invece sono riuscito col lavoro a recuperare in fretta e a fare comunque credo anche delle buone prestazioni. Ma dopo la squalifica alla fine non ho giocato solo più una titolare, quindi io sono sempre uguale, lavoro sempre ogni giorno al massimo e magari prima ho avuto più continuità a livello di appunto titolarità e dopo invece la squalifica ne ho giocato solo più una e le altre sono entrato, quindi non lo so, io non mi sembra, anzi a livello mentale mi sembra di essere sempre stato sul pezzo e lo sono ogni giorno, quindi non credo sia cambiato qualcosa. Ho dei compagni forti e quindi il mister fa le scelte. Io cerco di metterlo in difficoltà durante la settimana, però sappiamo bene che abbiamo un grande obiettivo di squadra, quindi che giochi io, che giochi un altro, non importa. L'importante appunto è che continuiamo così. Ah, una partita come sempre molto difficile perché appunto siamo agli sgoccioli, siamo a fine stagione. E come ho detto prima, come con l'Olbia, anche loro hanno degli obiettivi che devono cercare di raggiungere proprio come noi e quindi si lotterà nuovamente su ogni pallone per cercare di far punti. No, assolutamente ora bisogna prima raggiungere il nostro obiettivo reale che è la salvezza e raggiungerlo il prima possibile, anche perché appunto manca poco, mancano 4 partite, raggiungerlo il prima possibile in queste... Appunto, se riusciamo già entro 2 partite sarebbe perfetto. In Serie D con un netto 3-0 il Notaresco si sbarazza del Castelfidardo. I rossoblù, già in vantaggio di 2 gol nel primo tempo, chiudono la pratica nel finale, tornano in lotta per il secondo posto. Jacopo Forcella. Un Notaresco diverso, cinico e spietato, quello 2.0, quello che da un certo momento della stagione in avanti pare aver capito che macinare punti su ogni campo ti porta lontano. Se poi lo scenario è quello del Savini, beh allora, per gli avversari c'è poco da stare allegri. 3-0 al Castelfidardo e piena zona playoff in attesa che il calendario smaltisca i recuperi delle gare rinviate. Senza Esposito e Bruno e con Maio in panchina, Epifani torna al 4-3 con Massarotti sul lato destro di difesa. Padroni di casa che potrebbero mettere subito il naso avanti se solo la testata di pesce libero in area pescato proprio da Massarotti fosse indirizzato meglio. Ritmi compassati, il Castelfidardo si affaccia col piazzato da lunga distanza di Jega che non fa male a Shiba. Per sbloccare il match serve un'intuizione, quella che ha pesce quando trova il corridoio per Valenti che parte in posizione dubbia, il piattone è respinto da De Malia che nulla può però sulla ribattuta vincente di Dorato. Toccato duro il Castelfidardo prova subito a rimettersi in pista, ma la sventola di Cardinali è deviata in corner da Shiba. Pesce, minuto 32, vorrebbe la massima punizione dopo un contatto in area con Marcelli che Gresia di Piacenza giudica regolare, mentre sempre dalla distanza Fermani impegna Shiba sul primo palo. Nella circostanza l'estremo difensore si fa male alla spalla sinistra ma resta comunque in campo. Nell'ultimo dei 4 di recupero del primo tempo però il Notaresco cala il bis, la discesa di Sorrini trova la finalizzazione col piattone volante di Valenti sotto la traversa, 8° centro per il 10 rossoblù, ma non inserisce nella ripresa, prima Camarà e poi Fayet, ma il Gallo sugli sviluppi di un corner ad andare vicino al gol che avrebbe mandato i titoli di coda con amplissimo anticipo. Il Castelfidardo non demorde e dimostra di averne. Bracone al 76esimo, seppur da posizione difficile, chiama Shiba la risposta in allungo. Partita chiusa a 8 dal 90esimo. Il tiro dal limite di pesce trova la deviazione fortuita di Baraboglia che elude senza volerlo il possibile intervento di De Malia. Quello che è costretto a compiere allo scadere sulla staffilata del solito Valenti è un anticipo del triplice fischio. Un Notaresco che in casa non sbaglia più un colpo. Castelfidardo, terz'ultimo della classe e in attesa dello scontro diretto interno contro il Monte Giorgio di domenica. Più difficile del previsto la sfida dell'Angelini per il Chieti. Ai neroverdi basta un gol del Wasni a inizio gara. Assoluto protagonista della gara invece il portiere Teatino Forti che rimanda al mittente i tanti tentativi avversari. Il servizio.
Basta un gol di Bruno El Ouazni al Chieti per battere il Matese e tornare alla vittoria. A differenza della prima parte di stagione, ora è lo stadio Angelini l'alleato dei neroverdi, dove nel girone di ritorno non ha mai perso. Nell'undici iniziale teatino non c'è il capocannoniere Fabrizi, per lui stop di circa un mese. Lucarelli in prima linea si affida al matesino Doc El Ouazni al rientrante Orlando. In porta torna Forti, sarà il protagonista assoluto del match. Sull'altra sponda Corrado Urbano conferma in blocco l'11 che ha pareggiato contro il Notaresco. All'Angelini si gioca davanti a circa 200 spettatori con una cinquantina provenienti da Piedimonte Matese, protagonisti nella ripresa con uno striscione per omaggiare la tifoseria neroverde. La gara, condizionata a lunghi tratti da una pioggia battente, regala subito al settimo il vantaggio neroverde proprio con l'ex di giornata. Bello il pallone con i giri giusti in verticale di Ventola per El Ouazni, bravo con un tocco sotto a superare Del Giudice in uscita, settimo centro in stagione per lui, secondo con il Chieti. La risposta verde oro però non tarda ad arrivare. Bello il cross dalla destra di Tribelli, Galesio sale in cielo ma l'estremo di casa vola e con la manona nega il gol all'argentino. Al diciottesimo il Chieti prova a complicarsi la vita da sola. Bassini addomestica un pallone in aria ma scivola al momento del rinvio. Galesio appostato come un falco e nella circostanza troppo altruista e si vede bloccare l'assist per Napoletano da Forti. Spinge ora il Matese che protesta per una presunta trattenuta in di Bassini su Galesio, il numero 9 va giù ma il direttore di gara Gervasi di Cosenza fa proseguire. Prima del riposo ancora un'emozione di marca matesina, Tribelli in area domestica un pallone proveniente dalla destra e scarica un bel tiro verso la porta ma Forti si allunga e chiude ancora una volta la saracinesca. L'avvio di ripresa vede come nel primo tempo ancora protagonista il Matese e il suo uomo più pericoloso Luis Galesio, il numero 9 su un cross proveniente dalla destra anticipa bene il difensore ma deve fare ancora una volta i conti con Forti che smana e tiene a galla i suoi. La paura di veder sfumato questo risultato tiene il Chieti tutto arroccato in difesa, così i teatini rischiano ancora a metà tempo quando Congiu dagli sviluppi di un corner gira in porta ma è decisiva la deviazione di Capitan Mariani in angolo. Nel finale il Chieti non ha nessuna intenzione di forzare i ritmi e prova solo qualche sporadica ripartenza non finalizzata come Alcade al 45esimo. Verna porta palla in campo aperto e serve Gaia a rimorchio ma il gioco è fermo per un dubbio fuorigioco e a nulla vale il gol messo a segno dal centrocampista. Al triplice fischio finale, il Chieti può tirare un sospiro di sollievo per tre punti di vitale importanza nel cammino verso la salvezza. Il Matese può invece ripartire dalla prestazione convincente. Si concluderà sabato 2 aprile il ritiro a Francavilla al Mare della nazionale italiana di paraciclismo che sarà impegnata nelle prove di Coppa del Mondo in Belgio e Germania e mondiali in Canada. Vediamo. Sindaco, Francavilla è diventata un po' la seconda casa della nazionale di paraciclismo, questo ritiro in vista di importanti appuntamenti ancora nella vostra città. Sì, li ospitiamo dal 2014 e per noi è motivo di grande orgoglio ospitarli e averli qui sulle nostre strade, nel nostro territorio, sono proprio motivo di forza e di grande determinazione, quindi noi da loro dobbiamo solo prendere esempio. Francavilla, città anche a vocazione sportiva oltre che turistica. Assolutamente sì, vogliamo mantenere questa vocazione, partiremo anche con gli internazionali di tennis, si stanno organizzando anche per questa manifestazione, quindi sono anche eventi che oltre a dare l'esempio ai ragazzi di disciplina e di determinazione portano movimento, portano turismo anche al di là del periodo proprio prettamente estivo. Questo ormai è un appuntamento fisso, diciamo, ormai è dal 2014 che ci ripetiamo, credo che sarà un appuntamento anche futuro perché abbiamo un'amministrazione comunale che abbraccia in pieno queste iniziative e non solo, e quindi ogni anno siamo molto contenti di venire e comunque poterci allenare in strade meravigliose, sappiamo bene che il territorio si presta bene per questa attività. Vogliamo un attimo illustrare Pierpaolo quali saranno i prossimi appuntamenti della nazionale? Allora, l'appuntamento più imminente ci sarà una gara, la prima tappa del Giro d'Italia proprio domenica a Bari, poi dopo si passerà una gara internazionale a Marina di Massa e poi due appuntamenti molto importanti, due gare di Coppa del Mondo, una in Belgio e un'altra in Germania, e fine maggio ci saranno i campionati europei in Austria. Per me a Francavilla è la seconda volta, l'anno scorso mi ha portato molto bene perché poi insomma sono riuscita a qualificarmi per Tokyo, a portare a casa una bella medaglia insomma per l'Italia. E di nuovo quest'anno qua insieme a tutti questi splendidi ragazzi e grazie all'occhio attento
del nostro CT, insomma dei nostri collaboratori che non ci mollano un attimo, ci stiamo preparando insomma per i prossimi eventi che quest'anno ha parecchia carne al fuoco e quindi cerchiamo di fare del nostro meglio nel miglior modo possibile. Non perdete l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Velo, la rubrica dedicata tutta al mondo del ciclismo, mentre l'informazione torna puntuale alle ore 19. Grazie per l'attenzione e buona giornata.